Buongiorno Praga, come stai? Bagnata, oggi piove. Sarà interessante vedere i prezzi che ci sono nei bar, i prezzi che ci sono negli autogrill, quanto costa la nafta e tante altre cose, in maniera che uno può anche dire: ma se venissi col camper, quanto spenderei? Abbiamo messo pure la pecetta della Repubblica Ceca, 14 euro, leggermente più costosa di quella dell'Austria. Non so quanto dura, ma tanto la domani ce ne andiamo. Allora, per i viaggi in Repubblica Ceca, anche con il camper, è tutto molto gestibile, perché in autostrada, cioè con il prezzo della nafta al massimo del suo costo, voi pagherete la nafta 1,07 euro, 1,10 euro massimo, cioè il prezzo più alto. Benvenuti a Praga. 2 chilometri dall'università c'è un campeggio, quindi se volete potete venire con pure la tenda, roulotte, e poi dopo 1,5 chilometri ci vede il centro di Praga. E ragazzi, siamo in hotel. Adesso io vi faccio un piccolo tour della stanza, che noi abbiamo pagato la bellezza di 25 euro a coppia, quindi 12,50 euro a persona. Allora, questo è il bagno, come vedete, piccolo ma carino, col marmo al muro, una bella cabina doccia. Usciamo fuori, abbiamo un bel frigorifero, se ci mette quello che ci vuole mettere, può mangiare in camera, puoi mangiare in camera, c'è il forno a microonde. Quindi se ti vuoi portare qualcosa da scongelare te lo scongeli, qui ti fai il caffè, tazze e bicchieri e tutto, quindi non ti costringono a mangiare quello che cucinano loro. Abbiamo anche la cassaforte digitale con la combinazione digitale e abbiamo uno scrittoino. Io non mi sono portato il Mac, però avrei potuto lavorare benissimo al computer. Le prese sono queste qua, Schuco, che abbiamo sempre ormai dappertutto. Ho un bel matrimoniale. Bella Una domanda. televisione LCD, e adesso ci affacciamo anche al balcone e vediamo Praga. Ah, eccoci qui. Ma noi siamo a 500 metri dal National Museum. Attenzione che i parcheggi costano molto più che l'albergo, eh. Vi spiego perché. Mentre un albergo voi lo pagate 12,50 euro a persona a notte, un parcheggio lo pagate 2,50 euro ogni ora. Ma invece se ne andiamo un po' in giro, sempre qua, zainetto alle spalle, Zainetto sempre alla spalla, zainetto di Call of Duty, questo qua è lo zaino di Call of Duty. Questa è la mia anima gamer. Era? No, qua c'è proprio un centro. Wow, bellissimo. Bello qua, eh? Cosa particolare è che non abbiamo la benché minima idea. Non sappiamo proprio dove stiamo andando. Stiamo solamente camminando. La furbata è che ha fatto, ha parcheggiato la macchina. Ho pagato 5 euro per 2 ore e poi ho mandato la posizione su WhatsApp a mio figlio, in maniera che quando dobbiamo ritrovare poi la macchina seguiamo la posizione mandata, no? Guardate che cosa ci abbiamo dietro. Oh, a gusto mio girerebbe. Andiamo a destra, va. Mi sento un po' come il lucignolo quando gira nel paese dei balocchi. Guarda che belle queste cose che girano e prendono la luce.
siamo capitati nel bel centro di un comizio politico e io adesso non posso esimermi dal votare perché non mi fanno votare, però se no voterei, a cazzo ma voterei, però io mi vado lì e farò il tifo per lui, non so chi sia, nemmeno cosa stia dicendo, però farò il tifo per lui, senti gli applausi? Forse che ha detto qualcosa di buono, andiamo, andiamo. Školy, školky, pečovatelské služby, knihovny, kulturního domu, hasičů, sportovních oddílů, sportovních areálů, veřejného dvou měsíců trvající karantény. Jsme rádi, že počet nemocných mi sto facendo un hot dog, manzo maiale e poi mi faccio una cosa del genere, vedete? È un, è una cosa, un cannolo vuoto pieno del gelato dentro, dolce, ci mettiamo pistacchio, un po' di tutto. Somiglia a Flavio Sciabola un pochettino. Flavio ti somiglia un pochettino, guarda. Lui è l'artista. Questo è tuo, quello di mamma. Volevo far vedere Flavio Sciabola. Okay. Allora, questo è un gelatone. Wow! Questo è un gelatone, vaniglia e cioccolato. All'interno di un pisellone dolce. Vedete che è riempito fino a sotto. Sta cadendo. Per questo ci mettono la coppa. Allora, questo gelato 120 che so. Costa 120 corone. Mo' mi dovrei far cambio al volo 2, 4. Io non ho mai mangiato una cosa del genere. A parte che ti riempi, io ho sbagliato a prendermi lo dog. Meno male che mo sono diviso con mia moglie, perché secondo me lo dog è andato di troppo. Nel senso che se non l'avessi mangiato non ne avrei sentito la mancanza. Comunque niente, chi vuole venire con il camper a Praga lo deve parcheggiare in un campeggio, così come la macchina, lontano, e poi venire col tram a girare a piedi tutta la città, perché altrimenti è impensabile, è impossibile girare con la macchina. C'è un traffico pazzesco, incredibile, congestionato, non si arriva mai da nessuna parte. E quindi girare a piedi è la regola numero uno. E girare senza veicoli è la regola numero due. Portarsi un sacco di soldi è la regola numero tre. Questa bicicletta la dobbiamo comprare. La dobbiamo assolutamente comprare. Mamma che bello sto locale. Che spettacolo. Siamo di nuovo in un centro commerciale a sei piani perché siamo venuti a fare un giro da Footlooker, adesso loro stanno al bagno e niente, io sto qua aspettando che escono, il primo che è uscito Manuel, in pole position Manuel, che lui è fatto subito. Siamo all'ultimo piano e ci sono tutti Burger King, McDonald's, salatiere, e qua dietro ci stanno i cucina thailandese, cucina cinese, coreana, c'è di tutto, di tutto, di tutto. Allora ci troviamo qui. Mamma mia. Dal tacos, come si chiama questo locale? La Patrona. La Patrona, che sarebbe un locale gestito da ragazzi cubani. No, cioè, messicani, il proprietario si chiama Cesare. Però è nato a Cuba. Però lui, cioè, praticamente è il ragazzo che sta al bancone, il proprietario si chiama Cesare, messicano. Allora aspetta, ve lo faccio raccontare. Raccontaci bene, Cesare è messicano. Ah, Cesare non c'è, cioè praticamente lui è il proprietario, cioè quello che insomma che ha messo in piedi questa cosa qua. Sì, no? Intanto vi presento Cleopatra,
praticamente lei è nata a Santo Domingo, però di genitori romani, quindi sentirete parlare una lingua spagnoleggiata con qualche cadenza alla romana, come dico, a mangiar coco. Quindi stiamo dicendo, Cesare non c'è, però questo ragazzo alla cassa sì, è cubano. Veramente. È cubano. Sì, è cubano. Ha detto di La Habana. La Habana vieja. Esatto. E la ragazza invece è domenicana. La ragazza è domenicana, esatto. La ragazza. Vediamo dov'è la ragazza. Cristal. Sì. Bel nome. Cristal, vieni a salutare gli amici di YouTube. Lei è Cristal. Da Santo Domingo. Beautiful. Santo Domingo, sì. Gracias. Sono 5 mesi che è qua e si trova benissimo. E te credo, saranno contenti i maschietti della zona. Farci fare colazione al buffet. Addirittura nell'ascensore mettono le previsioni meteo 7, 8 e 9 giugno. Mettono le previsioni meteo in albergo. Siamo alla chiesa o cattedrale, non lo so, di Santa Ludmilla. Allora ragazzi, girando a Casaccio, ma proprio a Casaccio con la macchina, in direzione non lo so dove, perché tanto tra un po' dobbiamo ripartire, siamo di nuovo tornati sotto al palazzo di vetro, che dovrebbe essere chiamato il palazzo danzante, una cosa del genere, non lo so. E siccome c'è un bar, costi quel che costi il caffè, noi adesso saliamo al settimo piano, lassù c'è il bar al settimo piano e ci andiamo a prendere un caffè. Ainama! 150 euro. Wow! Spettacolo. Abbiamo pagato 1,50 euro e 1,60 euro a caffè circa. Wow, sotto mi sa che ci sono tante. Sì. E questo è il battello ristorante sul fiume. E niente, alla fine Manuel non abbiamo resistito, no? Ma affanculo, i soldi e chi l'ha creati. Niente ragazzi, oggi pranziamo qui su questa nave di legno sul fiume a Praga. Bellissimo. Yeah. Fagli vedere cosa ti hanno regalato. Cos'è questa? Questa è un'aspirina che in realtà è una tovaglia. Napkin. Fai vedere come diventa. E questa poi si bagna e diventa un tovagliolo, poi che si apre e ci si pulisce le mani. Stiamo mangiando praticamente in un ristorante di lusso. Di lusso. Parlo a bassa voce perché sennò mi sentono. E c'hanno i prezzi bassissimi. Però non lo dico ad alta voce, sennò dopo li alzano. Costa 8 euro un piatto di spaghetti alle vongole. 8 euro! In Italia in qualsiasi pettola di merda costerebbero di più. Ok, adesso io mangio perché è arrivata la pasta con le vongole. Vediamo un po' con un goccettino di olio bio.
Olio bio, Francia, olio bio. E che profumo sto olio? No, si sente che è bio perché è acidognolo, è amaro. Come piace a Francesco, l'olio amaro. Se ci metti il sale. Mettiamo il sale dell'Himalaya. Oh, l'hanno portato fino a qua dall'Himalaya, che fai? Non lo usi. C'è uno che dall'Himalaya è venuto e ha fatto un bucio di culo così per portare sto poco di sale. Questo che so, che fai? Manuel, com'è? Buono. Com'è, Gio? Buonissimo. Guardate che eleganza il piatto, ma lei ancora ce l'ha. Lasciamo proprio. Che ve lo dico a fare. Guardate che bel caffè, guardate che cosa è. Questo è il caffè. Non è vero che non li fanno i caffè italiani. In Germania non li fanno. Guardate qua. Qua la maggior parte usa il caffè e non vi dico altro. E questa è l'acqua che vende nei ristoranti. Hai capito? Da dormire, per esempio, noi ci siamo trovati in quel periodo che abbiamo pagato 25 a testa. Invece, per esempio, tipo già se ho visto la settimana dopo, già erano a 39 e 39, capito? Erano in di base più. In base al periodo. Che fa una cosa lì, se per esempio. Scusa, Manuel, stavo pensando. A parte, siamo nel bagno, no? Questi sono due Vespasiani e questo è il bagno classico. Ma siamo bello, aspetta, mo venire. Siamo su una barca, mo. Ma tutta la merda che la gente caga. Da scarica sta nave. Dove va? Dentro il fiume. Ma ci fate pensare, perché la barca è un po' meno la barca è un po' meno scolofognario, perché sennò sarebbe bucata sotto. Come funziona? Questa è una cosa, mo io non parlo cieco, se no io la devo chiedere al cameriere. Guardate che vado a pensare, però devi pensare, guardate che bello però, eh. Guardate che bello. Spettacolare, eh? Bellissimo. Bellissimo, pure la cucina c'è. I motori. Andiamo. 5,60 euro, 2 spaghetti e uno scoglio. Comunque poi, morale della favola, abbiamo mangiato 4 persone a bordo di una nave. Di un battello di legno di super lusso, quindi un ristorante di super lusso con albergo nei piani sottostanti. Abbiamo mangiato veramente divinamente, abbiamo preso 3 spaghetti alle vongole e un rigatone al salmone, non è il classico crema al salmone, il rigatone in salsa bianca col salmone a filetto messo nel piatto, 2 filetti di salmone. Mia figlia ha detto che era spettacolare, l'ha mangiata lui. Caffè, illi caffè, acqua, acqua panna, quindi prodotti italiani, prodotti di fascia alta. Quanto abbiamo pagato, Manuel? 45,60 euro, 4 persone. Abbiamo pagato 11,50 euro a testa, compreso acqua e caffè. Lo spaghetto costava 8,20 euro. In qualsiasi bettola italiana noi non avremmo mai pagato uno spaghetto alle vongole 8,20 euro. In qualsiasi bettola di 20ª scelta italiana avremmo pagato di più. In un ristorante extra lusso a bordo di un vascello di legno a Praga, no a Villa Piana, a Praga, ho pagato 8,20 euro. Avete capito quando io vi dico andatevela a piangere culo? Perché vi dico andatevela a piangere culo? Perché è questa la verità. E non vi pensate che lì siamo morti di fame. Lì i stipendi sono uguali a quelli italiani. Ieri ho conosciuto una ragazza che lavora per una ditta privata e lei è addetta alle buste paga dei dipendenti, quindi è una segretaria, in parole povere, e prende 2.000 euro al mese, ragazzi. Quindi non venite a rompere il cazzo pensando che lì guadagnano 500 euro. Guadagna 2.000 euro la signorina.